È un nulla. Io ho lavorato per un po' di anni nel settore musei. Ha lavorato appunto nella. Cosa i cittadini del Levante in prevalenza hanno chiesto a Roberta Pinotti? Mi hanno chiesto di ricordarsi che il Levante è un pezzo di città, che il fatto che sia un luogo dove ci sono ancora le spiagge è importante, ma è importante non solo per loro, per tutta la città. Hanno posto un problema rispetto ai trasporti, alla viabilità. E hanno detto che ci sono alcune bellezze straordinarie come i parchi di Nervi, dove sperano che ci sia una più cura e più attenzione. Quindi i problemi principali, direi, la cura della città in tutti i suoi aspetti, le spiagge, il rifacimento delle spiagge, il discorso dei trasporti e della viabilità, ma soprattutto poi il lavoro. Direi che in tutti gli interventi è rientrato questo tema del lavoro, come in città si può far tornare il lavoro produttivo, non trasformare gli spazi per il lavoro produttivo in spazi per l'abitativo. Hanno chiesto di non costruire più e hanno chiesto di essere alla politica di essere concreta, cioè di essere una politica che quando promette delle cose poi effettivamente le fa. Infatti lei ha sottolineato con i cittadini: io voglio essere concreta, non voglio fare promesse che non posso mantenere. Quindi che cosa si sente finora di promettere e cosa no? Tutte le cose che sono state dette, io so che una cosa fattibile è una nuova gestione del parco di Nervi in modo tale che il parco diventi effettivamente non soltanto fruibile da chi ci abita, ma una, diciamo, un'attrazione turistica per chi comunque passa da Genova, visto che esiste anche un sistema museale. Io credo che su quello si possa lavorare perché effettivamente ritorni agli antichi splendori. I cittadini le hanno chiesto in particolare l'ascolto, cioè di ascoltarli non solo in campagna elettorale ma anche dopo. Io penso che l'ascolto sia fondamentale e anche il feedback, dopo aver ascoltato, dire quello che si può fare e quello che non si può fare, non è che si può fare tutto. Poi comunque chi fa politica deve anche decidere. Cioè io penso che avere sempre, nascono spesso comitati che diciamo frenano qualsiasi cosa. L'ascolto è importante, però poi quando viene, e anche ascoltare i comitati, ci mancherebbe altro. Poi però quando si assumono delle decisioni bisogna anche avere la forza di andare avanti. Credo quindi che sia l'ascolto che però poi la capacità di assumersi responsabilità di decidere debbano essere due caratteristiche di chi vuole amministrare una città. Questo è il secondo appuntamento di una tournée che sta facendo, chiamiamola tournée, per i municipi cittadini. Informalmente, com'è andata? Come sta andando? Per me è un'esperienza molto bella, perché le persone arrivano e ciascuno ti porta un pezzo. C'è chi ti rappresenta un problema delle strisce pedonali che mancano, ma chi invece ti dice c'è bisogno di valori condivisi, di portare questa città all'orgoglio che merita. Cioè ognuno ci porta il suo pezzo. E per chi vuole mettere insieme un disegno di Genova del futuro, ascoltare chi l'abita credo che sia fondamentale. Poi è chiaro che io da tutte le cose che ascolto disegnerò e darò delle indicazioni che sono quelle che io ritengo più importanti e più utili, però l'ascolto per me è sempre stato fondamentale. Non ascoltiamo le idee eccetera eccetera, però poi si è tutto tradotto in una grandissima operazione demagogica non concreta. Allora,